Ciao, oggi vi parlo di un libro game ambientato nel cosmo ideato da Lovecraft. Saremo infatti Arthur Weeple, che partirà dalla sua Arkham per raggiungere questo misterioso Highfield. Vi parlo di questo I Boschi dell'Incubo della serie Arkham Dreams di Daniele Manfredi, illustrazioni Enzo Triolo, 397 paragrafi ed edito da Tora Edizioni. Prendi un libro, sfoglia le pagine, ma non leggere le istruzioni, tanto qui c'è Teo con le sue recensioni. In questo libro impersoneremo Arthur Weeple e per giocare dovremo prendere confidenza con questo foglio d'avventura. Innanzitutto abbiamo due caratteristiche passive, tireremo due dadi da 6, aggiungeremo 40 al valore del risultato e poi le potremo dividere a piacere. Mentre per le caratteristiche attive tireremo un dado da 6 e sommeremo 20, anche in questo caso potremo dividerle a nostro piacere. Queste abilità ci serviranno per superare le prove, semplicemente se ci viene chiesto di fare una prova di destrezza dovremo tirare due dadi da 6 e ottenere un risultato pari o inferiore al valore scritto in questo riquadro. Avremo poi la possibilità di selezionare due oggetti di equipaggiamento e tenere 10 dollari nel nostro portafoglio e poi potremo selezionare una delle abilità speciali che daranno una caratteristica ben specifica al nostro personaggio. C'è poi una parte che spiega la differenza fra armi da mischia e armi da fuoco che potremo trovare nel corso dell'avventura, entrambe ci serviranno per effettuare i combattimenti. Ciascuna arma che troveremo avrà abbinata una di queste rune, ogni avversario ne avrà una di queste. Incroceremo quindi un avversario con una nostra arma e otterremo uno o due simboli da questa tabella. Non dovremo quindi far altro che girare a caso le pagine del libro e controllare se la runa è una di quelle riportate nella tabella. In caso positivo infliggeremo noi danni al nemico pari a quanto riportato dall'arma, in caso negativo sarà il nemico a infliggere danni a noi. Si continua così fino a quando uno dei due non arriva a 0 punti vita. Infine il libro ci permetterà di ricominciare la nostra avventura da una delle porte del sogno, a seconda di quando l'avventura terminerà, in uno dei vari paragrafi. Ricominceremo quindi dal paragrafo riportato, ma attenzione, avremo un prezzo da pagare. Dovremo sottrarre uno a ciascuna delle nostre caratteristiche. Il regolamento diciamo che alterna un po' la parte classica, quella delle prove in cui lanceremo due dadi da 6 da confrontare con le caratteristiche, con questa innovazione del combattimento. Come avete visto si tratta di gestire l'incrocio fra due rune e queste rune sono state scelte in maniera tale da dare la sensazione che sia un'arma più forte rispetto ad un'altra e un nemico più forte rispetto ad un altro. Infatti a seconda dell'incrocio che troverete ci saranno uno o più simboli per dare appunto l'importanza all'arma o al nemico e questi simboli hanno frequenza diversa all'interno delle pagine. In questo modo sarà più facile o più difficile colpire il nemico. Rimanendo sulla parte di regolamento, diciamo che la narrazione si avvicina più a un romanzo interattivo che non a quello di un libro game vero e proprio, principalmente perché ci sono alcune opzioni che però si possono percorrere tranquillamente tutte per andare avanti nella storia e lo sviluppo della storia risulta comunque lineare, in qualche modo la narrazione quindi attraversa comunque sempre gli stessi punti anche se leggerete il libro. Chiaramente scoprirete delle parti diverse della storia, potrete sbloccare alcune vecchie leggende, insomma avrete un colore diverso su quello che state leggendo, ma tutto sommato il vostro protagonista arriverà fino in fondo seguendo questa linea. Ma di che cosa parla questo libro? Allora, siete Arthur Weeple, un giovane che avrebbe avuto anche cattedra alla Miskatonic University, insomma, una persona abbastanza brillante che a un certo punto nel corso della sua vita comincia a imbattersi nella ricerca di un qualcosa di misterioso. È una sorta di viaggiatore del sogno, nel senso che lui ha delle strane visioni, quando dorme riesce a vivere degli altri momenti della storia, riesce a entrare nel corpo di altre persone. Questa cosa viene riconosciuta solamente da un suo grande amico, ovvero sia Albert Wiesner, che scompare misteriosamente. A quel punto lo prende appunto dai giornali e decide di mettersi alla sua ricerca, approdando a questo villaggio misterioso di Highfield. Qua ci troveremo quindi a prendere confidenza con una sorta di tutorial introduttivo, mettiamola così, all'avventura vera e propria. Cominceremo a prendere confidenza con questo luogo che è un po' strano, un po' tutto diroccato, trasandato, ma che nasconde un qualcosa, è un trasandato non particolarmente sano, diciamo, non solamente causa del tempo che passa. L'autore da questo punto di vista si dilunga bene in alcune descrizioni, riesce a raccontarci non solo cosa vediamo, ma che cosa riusciamo a respirare, qual è la sensazione tattile, ci fa vivere anche la prima notte in una stanza in maniera molto toccante, diciamo che comincerete davvero ad avere dell'inquietudine di fondo e comincerete anche voi a non sopportare tanto questo Highfield. Inizierete quindi la ricerca del vostro amico cominciando a parlare con le varie persone che popolano questo luogo. Ogni persona vi darà una sfaccettatura diversa, potrete appunto, come vi dicevo prima, entrare in varie sottostorie, potrete sapere di più di varie piste che ci sono dietro a questa cittadina e trovare magari anche degli indizi interessanti per recuperare la capanna del vostro amico. C'è una sorta di labirinto in mezzo a questa ricerca, ma se avete preso le informazioni corrette vi assicuro che arriverete senza colpo ferire. Dopodiché non vi voglio svelare troppo, ma sarà molto di più e molto diverso di quello che vi aspettate.
In mezzo poi c'è tutta questa narrazione del sogno. Troverete il modo di saltare nella dimensione del sogno in cui vivrete un'avventura che non c'entra nulla, o a quanto pare non c'entra nulla, con quello che state effettivamente vivendo. E qua avrete proprio la percezione di vivere nel corpo di un'altra persona, come se fosse un'altra narrazione. Attenzione, perché nel mondo del sogno, se finite male, finisce male comunque la vostra avventura, e potrete raccogliere oggetti eccetera che funzionano solamente lì dentro. Quindi le due realtà sono parallele, vivono in qualche modo in simbiosi, ma sono separate nettamente. Detto questo, direi che da un certo punto di vista potrebbe essere un libro adatto a tutti, anche chi inizia ad avvicinarsi al mondo dei libri game, proprio per questa sua caratteristica di linearità che vi porta avanti. Insomma, in alcuni casi passerete proprio da un paragrafo all'altro semplicemente continuando la lettura. Dall'altro, comunque, è una lettura molto impegnativa. Di questi 397 paragrafi ne dovrete leggere tanti per arrivare in fondo, e dovrete prendere delle decisioni abbastanza dense. Diciamo che la possibilità di sbagliare è alta, seppur non di casualità. Diciamo, sbaglierete perché avrete proprio scelto di riporre la vostra fiducia in qualcosa di errato. Detto questo, vi consiglio comunque la lettura di questo I Boschi dell'Incubo, e vi saluto con un ciao e alla prossima!